Benvenuti amici, all'interno di questo video andremo a fare una rapida panoramica di quelli che sono i principali strumenti di Adobe Illustrator. Io sto usando la versione aggiornata del 2020, quindi tutti gli strumenti che vi farò vedere sono presenti dalla versione 2020 e successiva. La maggior parte degli strumenti sono presenti in tutte le versioni, quindi anche nelle precedenti. C'è qualcosina che potreste riscontrare diverso a seconda della versione che avete, ma comunque se aggiornate man mano la applicativo, dovreste comunque trovare esattamente tutto quello che vi farò vedere. Andiamo a incominciare. Cominciamo a capire come si naviga all'interno del nostro progetto. Noi in questo momento abbiamo selezionato lo strumento selezione. Andiamo a selezionare lo strumento zoom, che è l'ultimo in basso nella nostra tavola degli strumenti. Se non dovesse essere disponibile, è sufficiente andare qui e recuperarla. In questo momento noi abbiamo selezionato uno strumento che potrebbe essere uno qualsiasi. Se vogliamo andare a selezionare lo strumento zoom, possiamo fare due cose. Possiamo cliccarlo direttamente nella barra degli strumenti, oppure possiamo ricordarci a memoria o andare a vedere qual è il comando da tastiera, in questo caso è Z. Se io premo Z lo seleziono automaticamente. Ora, lo strumento zoom funziona in questo modo: come potete vedere, all'interno della lente di ingrandimento c'è un simbolo più. Se io clicco in qualunque punto del mio artwork, vedete che vado a zoomare nel punto in cui ho cliccato. Il punto che io clicco diventerà il centro della mia schermata. Allo stesso modo, se io tengo premuto Alt Option e vado a cliccare, sto zoomando all'esterno, quindi posso zoomare avvicinandomi e posso zoomare allontanandomi, semplicemente premendo Alt, questa impostazione viene invertita. Un'altra cosa interessante che è possibile fare, io posso cliccare e andare a zoomare su un punto preciso, quindi io clicco all'interno della O, trascino verso destra e vado a zoomare verso il punto in cui ho cliccato inizialmente. Se clicco e trascino verso sinistra, invece vado a zoomare fuori. Quindi questo è un metodo un po' più preciso, perché se io clicco mi zoom avanti sempre dello stesso amount, potrebbe non essere quello ottimale. Invece se io clicco e trascino posso andare con più precisione a fermarmi quando voglio, posso andare a centrare esattamente l'elemento che volevo ingrandire. C'è da dire una cosa sullo strumento zoom. Io non lo uso praticamente mai per almeno due motivi. Il primo è che se sto utilizzando lo strumento zoom non posso utilizzare nessun altro strumento in questo momento. Diciamo che ho lo strumento immobilizzato e sta facendo una cosa che posso fare in un altro modo, ovvero zoomare. Se io tengo premuto Command e premo più, comando Ctrl se siete su Windows, vedete che fa la stessa cosa, zooma avanti. Se io tengo premuto Command e clicco meno, mi zooma indietro. Quindi vedete che con un comando da tastiera, usando l'altra mano, usando la mano libera, faccio la stessa cosa che se stessi cliccando. In questo modo io potrei avere un altro strumento attivo e andare comunque a zoomare in tutte e due le direzioni. Questo è molto utile, questo è un comando da tastiera che è molto facile da ricordare, perché Command più e Command meno è assolutamente intuitivo e ci viene sempre in aiuto. Non solo, esistono anche degli altri comandi da tastiera per zoomare che è bene tenere sempre a mente. Se io dovessi aver zoomato su un dettaglio molto piccolo del mio artwork, in qualunque momento posso premere Command 0. Il comando Command 0 o Ctrl 0 è utilissimo perché in qualunque momento riporta il mio artwork a una dimensione che riempie per intero il mio schermo. Questo è utilissimo perché sia che io abbia zoomato in fuori e quindi che lo veda molto piccolo, sia che io abbia zoomato in dentro e quindi lo veda molto grande, io posso premere Command 0 e mi riporta a una dimensione di sicurezza. Un'altra cosa che posso fare è premere Command 1. Questo mi fa vedere, vedete che ha zoomato un pochettino di più, mi fa vedere le dimensioni reali della mia tavola, quindi quali che siano le dimensioni, se io premo Command 1 mi porta a una dimensione dove la sto visualizzando al 100%. Questi comandi sono visibili anche qui, se non ve li ricordate più, sotto il menu Vista è possibile controllarli tutti. Abbiamo Zoom In, Command più, zoom out, Command meno, Fit to Artboard, quindi Command 0, e abbiamo dimensioni reali. Quindi
Qui ce ne sono anche degli altri, ma questi sono i principali. Se ci ricordiamo questi, siamo quasi sempre a cavallo. Una cosa che io faccio sempre nel momento in cui apro un nuovo documento è premere Command R o Control R. Questo mostrerà i miei righelli. Ora, questo può sembrare che mi abbia mangiato un po' di schermo perché occupano un pochino di spazio, però sono veramente molto utili e lo vedremo più avanti. Proseguiamo e andiamo a vedere come si naviga all'interno del nostro artwork. Il secondo strumento di cui ci occupiamo è lo strumento mano. Comando da tastiera per richiamarlo è H, quindi possiamo selezionarlo cliccandolo direttamente dalla barra degli strumenti oppure premendo il comando H da tastiera. Questo strumento serve fondamentalmente a navigare all'interno del nostro spazio di lavoro, quindi non stiamo più zoomando come con lo strumento zoom, ma ci stiamo spostando. Io posso magari col comando da tastiera zoomare avanti e con questo strumento spostarmi. La combinazione di questi due strumenti è molto utile per navigare. Una cosa da dire su questo strumento è che non è necessario selezionare per usarlo, proprio come abbiamo visto per la lente di ingrandimento, è possibile utilizzarlo anche se abbiamo selezionato un altro strumento. Per esempio, io ho selezionato lo strumento sposta perché voglio spostare delle cose, però voglio anche zoomare avanti senza cambiare strumento e quindi uso Command più sulla mia tastiera. Nel momento in cui voglio usare lo strumento mano senza selezionarlo, è sufficiente che io prema la barra spaziatrice. Tenendo premuta la barra spaziatrice sto utilizzando lo strumento mano anche se ho selezionato un altro strumento. Questo è molto utile. Sono comandi da tastiera che è bene ricordarsi perché ci fanno risparmiare un sacco di tempo. Quindi io zoomo avanti con la mia tastiera senza cambiare strumento, premo la barra spaziatrice e trascino e così posso andare con grande precisione a posizionarmi subito dove voglio. Una cosa da dire, se io sto scrivendo. Ovviamente se io sto scrivendo e premo la barra spaziatrice sto creando degli spazi, quindi non funziona più. Ma se io voglio lo stesso muovermi mentre sto scrivendo, posso farlo. Infatti Command più continua a funzionare anche se sto scrivendo e ho il cursore attivo. Nel momento in cui sto scrivendo e ho il cursore attivo, se invece di premere la barra spaziatrice io premo il comando Alt Option, ecco che torna fuori il mio strumento mano e quindi anche mentre sto scrivendo io posso, tenendo premuto Alt, spostarmi e posizionarmi con precisione. Proseguiamo e andiamo a vedere lo strumento tavola da disegno. Andiamo a vedere che si trova qui nella nostra tabella degli strumenti, il comando per richiamarlo è maiuscola O, quindi i comandi per richiamare gli strumenti diventano anche un pochino più elaborati. Io posso selezionarlo da qui, oppure posso andare a premere maiuscola O ed ecco che compare il mio strumento tavola da disegno. Zoomiamo un po' indietro con la tastiera perché non voglio cambiare strumento, quindi invece di selezionare lo strumento zoom, clicco comando CTRL meno. Vedete che nel momento in cui selezioniamo lo strumento tavola da disegno, lo vado a selezionare, compare una riga tratteggiata blu che delimita la nostra tavola da disegno. In questo momento la nostra tavola da disegno ha le dimensioni di una schermata video Full HD, quindi 1920x1080. Questo perché l'ho impostata io, ho impostato io così il documento all'inizio della sessione. Se avessi impostato un documento con delle altre misure, verrebbero riportate qui. Vedete che nel momento in cui io vado a selezionare lo strumento tavola da disegno, il menu in alto cambia. In questo momento ho selezionato lo strumento selezione e quindi ho una serie di opzioni. Quando vado a selezionare lo strumento tavola da disegno, cambia tutto. Ho la centratura, il punto di referenza che è impostato al centro e ho le dimensioni della mia tavola. Queste dimensioni possono essere modificate. Io potrei dirgli 2000x2000 e la mia tavola adesso è quadrata. Da notare che nel momento in cui io creo un nuovo documento, la tavola si posiziona automaticamente sullo zero degli assi X e Y. Quindi questa qui era la mia tavola originale, vedete che era posizionata sullo zero per entrambi gli assi. Nel momento in cui io vado a modificarne le dimensioni, non è più posizionata sullo zero. Questo ovviamente non rappresenta un problema, a meno che non vogliamo prendere delle misure precise, ma vedremo successivamente come è possibile prenderle lo stesso, quindi non preoccupatevi di cambiare la dimensione del vostro artwork, anche perché è una cosa che succede spesso e che comunque dobbiamo imparare a fare. Nel momento in cui abbiamo selezionato questo strumento, come detto, possiamo modificare le dimensioni del nostro artwork sia numericamente, ed è la cosa migliore da fare perché in questo modo siamo molto precisi e gli diamo esattamente le dimensioni che vogliamo. Possiamo anche però
farlo a mano, ovvero possiamo cliccare e trascinare. In questo modo vedete che ho un contatore che mi dice quanto è grande la mia tavola, non è molto preciso, quindi se io volessi fare una misura esatta dovrei andare a zoomare per cercare di essere più preciso e in questo modo potrei arrivare alla misura che voglio. Proprio come per gli strumenti di trasformazione, se io clicco e tengo premuto Alt, vedete che ridimensiono la mia tavola tenendo come punto fisso il centro, quindi posso andare a ridimensionarla. In questa maniera, invece che muovere solamente il lato che ho cliccato, vado a muovere dello stesso amount anche il lato opposto. Lo posso fare anche sull'angolo, ovviamente. Se io clicco e trascino sull'angolo, posso optare per una trasformazione libera tenendo fisso il punto centrale. Se tengo premuto anche Shift, blocco le proporzioni. Quindi in qualunque momento, se io sto trasformando le dimensioni della mia tavola da disegno, vedete che sono in trasformazione libera. Se tengo premuto il tasto Shift, in questo momento blocco le proporzioni così come sono. Questo è utile perché la mia tavola potrebbe essere di una misura precisa, per esempio 1920x1080. In questo caso, se io voglio mantenere le proporzioni perché sto magari lavorando sul video e voglio scalarlo, posso farlo tenendo premuto Shift e posso andare a una qualunque dimensione mantenendo il rapporto tra il lato lungo e il lato corto. Un'ultima cosa che è importante sapere riguardo allo strumento tavola da disegno è che questo strumento permette ovviamente di creare altre tavole. Se zoomiamo indietro ci rendiamo conto che lo spazio di Illustrator in cui lavoriamo è limitato, ma è comunque più grande dell'artwork su cui stiamo lavorando. Noi possiamo, a differenza di altri applicativi, possiamo andare a duplicare questa tavola fino a riempire tutto il nostro spazio. Possiamo crearne tot copie per avere artwork diversi o per avere una sequenza di pagine. Questo si può fare semplicemente tenendo premuto il tasto Alt Option. Vedete che il cursore cambia. In questo momento io sto spostando la mia tavola da disegno. Se tengo premuto Alt, lo sto duplicando. Se tengo premuto Shift, lo duplico mantenendolo allineato. Quindi è molto comoda questa combinazione. Alt, clicco, trascino. Shift si allinea, lascio andare. In questa maniera posso duplicare il mio artwork tutte le volte che voglio. Quest'opzione, come vedete, mi copia anche il contenuto del mio artwork, a meno che non sia bloccato. Nel momento in cui io vado a selezionare un qualunque elemento e lo blocco, la prossima volta che andrò a cliccare e copiare il mio artwork, vedete che mi avvisa che ci sono degli elementi bloccati e questi elementi non vengono copiati. Se io voglio copiare questi elementi, li sblocco e a questo punto posso cliccare e trascinare con Alt premuto e fare un'altra copia, questa volta con tutti gli elementi. Questo strumento mi permette anche di creare delle nuove tavole, però a mano libera. Io potrei andare in un qualunque punto e creare una nuova tavola, potrei andare in un qualunque punto e crearne un'altra, posso crearne infinite. Una cosa da tenere a mente è che le tavole purtroppo si sovrappongono e questo non è bene perché nel momento in cui due tavole si sovrappongono avranno degli elementi in comune. Questi elementi si muoveranno insieme alla tavola. Questo significa che se io ho questo elemento sta all'interno di entrambe le tavole da disegno. Nel momento in cui io prendo una tavola e la sposto, sposto anche l'elemento che essa comprende. Se prendo l'altra tavola e la sposto, di nuovo l'elemento viene via. Quindi abbiamo un elemento che è conteso tra due tavole da disegno. Questo potrebbe anche venire incontro ai nostri obiettivi, ma non lo fa quasi mai. La cosa migliore da fare è tenere le tavole da disegno ben separate, anche perché nel momento in cui io vado a fare un export di due tavole da disegno che hanno un oggetto in comune, questo oggetto verrà tranciato. In questa tavola da disegno verrà preso per intero, ma in quest'altra tavola da disegno verrà presa solamente la parte inclusa all'interno della tavola da disegno stessa. Quindi, secondo me, è una pratica da evitare. Da tenere anche a mente che lo strumento tavola da disegno può creare una nuova tavola intorno a un oggetto. Per cui nel momento in cui noi abbiamo un oggetto libero, questo oggetto è all'esterno di una tavola, per cui in questo momento se io facessi un export, questo oggetto non verrebbe esportato perché è in uno spazio neutro che non è contemplato dall'esportazione. Se io seleziono lo strumento tavola da disegno e vado a cliccare su un angolo qualunque del mio oggetto, vedete che ho creato una nuova tavola che ha esattamente le dimensioni di quell'oggetto. Quindi questo è utile nel momento in cui vogliamo creare una tavola con le dimensioni di un oggetto che abbiamo già creato. Ok, quanto visto finora ci consente di navigare all'interno del nostro spazio di lavoro, ma fino ad ora non abbiamo fatto delle vere e proprie modifiche a qualunque cosa avessimo all'interno del nostro spazio di lavoro. Andiamo a vedere lo strumento selezione.
Lo strumento selezione è il primo strumento che troviamo in cima alla nostra tavola degli strumenti ed è probabilmente quello che useremo nella maggior parte dei casi. Il comando da tastiera per richiamarlo è V, quindi se io premo V il mio cursore diventerà nero ed è il mio strumento selezione. Ovviamente, come è facile intuire, questo strumento selezionerà quello su cui clicchiamo. Andiamo a vedere qualcosa di più complesso per renderci conto di come funziona. Nel momento in cui abbiamo degli elementi, io posso cliccarli e andare a selezionare diversi elementi, per cui se clicco in questo punto sto selezionando la piccola ombra sotto a questo smartphone, se vado a cliccare lo smartphone sto selezionando lo smartphone. Ora, lo strumento selezione serve a selezionare, ma serve anche a spostare le cose. Infatti io posso cliccare su un elemento e trascinarlo e in questo modo l'ho spostato. Questa è una modifica vera e propria, nel senso che non sto solo cambiando il modo in cui sto visualizzando il mio artwork, ma sto anche modificandone l'aspetto. Questa è una modifica che in export sarà visibile, ovviamente. Nel momento in cui seleziono un gruppo di oggetti, vediamo che all'interno del nostro livello 1, che è l'unico che abbiamo in questo momento, ci sono tre elementi. C'è la scritta che ho posizionato in quest'artwork e c'è lo smartphone posizionato in quest'altro artwork. Qui non c'è nessuna differenza, sono tutti all'interno del livello 1, ma io potrei posizionarli all'interno di un nuovo livello. Quindi la scritta la lascio all'interno del livello 2 e la selezione diventa rossa seguendo il colore della linguetta. In questo momento io la vado a spegnere perché non mi interessa neanche. Invece il nostro smartphone mantiene la selezione blu perché è all'interno del livello 1, quindi con la linguetta blu. Nel momento in cui io vado a cliccare con lo strumento sposta, ovviamente ho selezionato un oggetto o un gruppo di oggetti. Se seleziono un gruppo di oggetti, li sposterò tutti insieme. Se voglio raggruppare degli oggetti, devo selezionarli entrambi. Se voglio selezionare due elementi diversi, posso fare in due modi. Posso cliccare sul primo elemento, andare sul secondo elemento, tenere premuto il tasto Shift e cliccare nuovamente, in questo modo li ho selezionati entrambi, oppure posso cliccare, tenere premuto, trascinare, fare una selezione e in questo modo nuovamente li ho selezionati entrambi. Questo dipende da quanti elementi ci sono, essendoci qui solo due elementi mi viene molto comodo fare così. Se ci fossero stati più elementi io potrei voler prendere magari solamente questi tre elementi e in questo caso non sarebbe più la cosa migliore andare a cliccare e trascinare, perché in questo modo prenderei anche l'ombra. Ora, come ci si comporta nel momento in cui c'è un gruppo? Quando ho degli oggetti raggruppati e voglio andare a spostarne uno solo, posso fare in diversi modi. Posso aprire la cartella. Diciamo che voglio spostare questo bottone e solo questo bottone. Io posso aprire la cartella, andare a individuare il mio bottone. Ho selezionato solo quello e in questo momento posso spostare solo quello. Nel momento in cui lo vado a posizionare in una maniera diversa, sto spostando solo quello senza sgrupparlo dalla mia cartella. Ovviamente se vado a cliccare un elemento che è raggruppato mi seleziona di nuovo tutto quanto, quindi devo andare ogni volta a selezionare l'elemento che voglio se lo voglio spostare. Questo può essere in certi casi frustrante e potrebbe essere un caso in cui io voglio togliere il mio gruppo. In questo caso potrei andare a cliccare col tasto destro e dirgli sgruppa. Vediamo che la mia cartella si è annullata e adesso ho tutti gli elementi liberi, quindi adesso posso prendere ogni singolo elemento e spostarlo. Posso anche raggruppare degli elementi fra loro, cioè posso selezionare un tasto, andare su un altro pezzo, tenere premuto Shift e selezionare un altro pezzo e a questo punto posso dirgli raggruppa. Il comando da tastiera è comando Ctrl G per raggruppare degli elementi oppure comando Shift G per togliere il gruppo. Questo è molto utile perché ci permette di raggruppare gli elementi in una maniera che per noi sia comoda da gestire, quindi io per esempio potrei selezionare questi tre elementi e raggrupparli insieme. Command G, ho creato una cartella che raggruppa quegli elementi. Potrei andare a prendere tutti gli elementi che riguardano il monitor, compreso il riflesso, e raggrupparli insieme. Così avrei un solo elemento che contiene tutti gli elementi che compongono il nostro monitor. Questo è molto utile e ci permette di fare delle selezioni più precise. Nel momento in cui vogliamo però andare a lavorare su un elemento preciso all'interno di un gruppo, possiamo fare anche un'altra cosa. Supponiamo di voler spostare uno di questi elementi e supponiamo di non voler eliminare il gruppo. Ora, all'interno di questo gruppo ci sono pochi elementi, sarebbe molto facile andare a selezionare con precisione quello che voglio, ma facciamo finta di avere un gruppo con dentro tantissime cose, quindi diventa complicato andare a pescare esattamente quello che vogliamo. Per fortuna c'è un altro modo. Noi possiamo selezionare il nostro gruppo, dopodiché fare doppio clic.
Con il doppio clic vedete che siamo passati in modalità isolamento. Siamo all'interno del livello 1 e siamo all'interno di questo gruppo che si chiama semplicemente gruppo, perché non l'ho rinominato. In questo modo noi abbiamo escluso tutto il resto, stiamo lavorando solamente sugli elementi di questo gruppo. In questo momento io posso gestire liberamente questi elementi. Nel momento in cui voglio uscire da questa modalità, posso cliccare su questa freccia. Oppure posso premere Esc e torno alla visualizzazione normale. In questo modo, di nuovo, i miei oggetti vengono gestiti come gruppo, quindi sono di nuovo tutti raggruppati. Se voglio nuovamente fare delle modifiche, faccio di nuovo doppio clic e di nuovo posso andare a gestirli singolarmente. Questo è veramente molto utile perché quando gli artwork diventano complessi ci si trova a gestire veramente tanti elementi e ci si trova molto spesso a raggruppare e sgruppare gli elementi molto di frequente per andare a fare delle modifiche. In questo modo è possibile mantenere il gruppo perché se un gruppo comprende molti elementi può diventare complicato andare a raggrupparli e sgrupparli ogni volta. Per cui questo è veramente molto comodo da tenere a mente. Un'ultima cosa molto importante di questo strumento è che può essere utilizzato anche per copiare gli elementi. Per cui io posso selezionare uno o più elementi. Se io clicco e trascino, li sto semplicemente spostando, ma se io tengo premuto Alt Option, vedete che il cursore cambia. Nel momento in cui io clicco e trascino, sto copiando gli elementi, per cui sto creando una nuova copia. Se io tengo premuto Alt Option, clicco e trascino e premo anche Shift, il nuovo elemento viene allineato. Quindi vedete che è calamitato, quindi è più preciso da posizionare. Nel momento in cui io ho fatto questo è un piccolo trucco da tastiera, se io premo Command D, vedete che mi va a duplicare, mi va a ripetere l'ultima azione, per cui ho creato una serie di elementi con lo stesso gap, perché sostanzialmente mi riporta anche le dimensioni del movimento che ho fatto. Per cui se io prendo, clicco e trascino e lo porto qui, posso andare con Command D a creare una serie di copie equidistanti in maniera rapidissima. Queste ovviamente sono tutte modifiche effettive, quindi non stiamo più solo navigando, ma stiamo veramente modificando quello che andiamo poi a esportare. Un'altra cosa che è possibile fare con questo strumento di cui non abbiamo ancora parlato è modificare gli elementi in maniera profonda e incisiva, ovvero nel momento in cui io ho selezionato qualcosa, posso, cliccando un angolo o cliccando un lato, posso modificarne l'aspetto e le dimensioni. Quindi se voglio mantenere le proporzioni di questo oggetto, come in questo caso, mi posiziono su un angolo, vedete che così sono in trasformazione libera. Se tengo premuto Shift, mi mantiene le proporzioni. Essendo vettoriale, io questo posso ingrandirlo e rimpicciolirlo quanto mi pare. Questa è la vera forza di Illustrator. Io posso ingrandirlo e farlo gigante e non perderà assolutamente qualità. Nel momento in cui ho una forma vettoriale, ovviamente posso prenderla e trasformarla quanto voglio. In questo caso è semplicemente una forma, posso strapazzarla quanto mi pare e non devo nemmeno preoccuparmi delle proporzioni. Se vado verso il quadrato, vedete che in questo momento lui mi segnala che in questo momento il rapporto tra lato lungo e lato corto è di 1 a 1. Quindi è pieno di guide che mi vengono in soccorso. Sempre con lo strumento sposta, possiamo addirittura modificare la forma del nostro elemento. Vedete che qui ci sono dei puntini all'interno degli angoli, questo si chiama angoli attivi o live corners. È possibile andare a cliccare e trascinare, vedete che cosa succede? Succede che la mia forma arrotonda sugli angoli e io posso andare a dirgli esattamente di quanto lo voglio arrotondare. Ovviamente se arrivo fino al centro ho creato un cerchio perfetto. Se io ritorno verso gli angoli, sto andando a creare degli angoli via via sempre meno arrotondati fino a tornare, se io torno a misura, torno a 0 pixel, ho ricreato un quadrato perfetto. Questo lo posso fare su tutte le forme, lo posso fare sui rettangoli, lo posso fare anche su dei poligoni più complessi, quindi lo posso fare anche sulla stella, per esempio. Nel momento in cui io vado a creare una stella, vedete che i live corners ci sono, se non compaiono subito, perché magari zoomando più avanti compaiono, ma se ci sono degli angoli molto piccoli potrebbero non essere immediatamente visibili. Se non sono visibili è sufficiente premere Command o Control e in questo modo diventano visibili. Adesso io posso andare a prenderli e vedete che di nuovo arrotondo i miei angoli. Come vedete, sto arrotondando tutti gli angoli del mio elemento, sto arrotondando anche quelli interni. Potrebbe non essere quello che desidero. Io potrei voler arrotondare un solo angolo e per fare questo dobbiamo passare al prossimo strumento di selezione, ovvero lo strumento selezione diretta. Abbiamo visto che con lo strumento selezione io vado a selezionare un elemento per intero oppure un gruppo di elementi.
Per rendercene conto andiamo a duplicare questo elemento, quindi con lo strumento selezione teniamo premuto Alt o Option, clicchiamo e trasciniamo, in questo momento abbiamo due elementi. Io adesso vado a raggrupparli, quindi questi due elementi sono all'interno dello stesso gruppo. Se io li seleziono con questo strumento, li seleziono entrambi. Lo strumento selezione diretta, che si richiama col pulsante A, si comporta in maniera diversa. Se io clicco all'interno di un elemento, ho selezionato solo quello. Questo strumento bypassa completamente i gruppi. Non solo, questo strumento mi permette di selezionare un singolo punto di ancoraggio, per esempio, oppure due singoli punti di ancoraggio, oppure i punti di ancoraggio che voglio in maniera precisa. Io, per esempio, gli potrei dire che voglio questo punto di ancoraggio e questo punto di ancoraggio e solo questi due voglio arrotondare. Si possono selezionare punti multipli in due modi, o selezionandoli all'interno di un'unica selezione, quindi in questo caso ho selezionato questi due, oppure posso selezionare un primo punto e poi tenere premuto Shift e selezionarne un secondo e un terzo e tutti quelli che voglio. In questo momento, se io vado a utilizzare Live Corners, sto agendo solamente sui punti che ho selezionato. Questo è veramente molto utile perché ci permette di creare delle forme che altrimenti non sarebbe possibile creare. Teniamo anche a mente che continua a valere quanto detto finora, ovvero con questo strumento io posso andare a tenere premuto Alt Option e vedete che il cursore cambia e io posso andare a creare una copia del mio elemento o dei miei elementi se ne ho selezionato più di uno, perché anche se i gruppi non valgono, vengono bypassati, questi elementi sono all'interno di un gruppo, quindi se io ne seleziono uno non mi seleziona automaticamente gli altri, ma se io li seleziono tutti posso comunque andare a creare una coppia di oggetti multipli e di nuovo con comando Ctrl D posso crearne n copie sempre equidistanti. Quindi questo è comunque utile da sapere. Abbiamo poi un'alternativa, vedete che quando c'è una freccina in basso a destra sugli strumenti significa che questo strumento ne contiene altri. Se vado a cliccare tenendo premuto mi mostra l'elenco e qui abbiamo lo strumento selezione dei gruppi, uno strumento che io non uso fondamentalmente mai, però vi faccio vedere lo stesso a che cosa serve. Nel momento in cui abbiamo un gruppo, quindi una serie di elementi all'interno di cartelle, con questo strumento possiamo andare a selezionarne uno, quindi nel momento in cui io clicco vedete che con precisione mi seleziona solamente quello su cui ho cliccato, quindi se io clicco qui mi seleziona questo cerchio. Se io clicco più esternamente, sempre se ci riesco, sì, ecco, l'ho beccato, mi seleziona soltanto quest'altro gruppo. Se io faccio un click, mi seleziona un elemento solo. Se faccio un secondo click, mi seleziona tutti gli elementi del gruppo. Se faccio un terzo click, mi seleziona il gruppo intero. Quindi è uno strumento che può essere utile per andare a selezionare con precisione all'interno dei gruppi, ma come abbiamo già visto, si può tranquillamente usare lo strumento selezione diretta perché si ottiene più o meno lo stesso risultato. In certi casi può essere utile, quindi è sempre bene sapere che c'è e che si può utilizzare. Proseguiamo nella rassegna degli strumenti di selezione e andiamo a vedere lo strumento bacchetta magica. Il comando da tastiera per richiamarla è Y, per cui in qualunque momento, a meno che non stiamo scrivendo, se premiamo Y richiameremo questo strumento. Ora, questo strumento è carino perché serve per cliccare e selezionare tutti gli elementi che hanno le stesse caratteristiche, in particolare facciamo riferimento alle caratteristiche di colore, per cui se io clicco su questo elemento che è nero, vedete che ho selezionato tutti gli elementi che hanno lo stesso colore. Se io clicco su questo elemento che è blu, vedete che ho selezionato l'altro elemento blu, se clicco sul giallo stessa cosa, se clicco su questi elementi me li seleziona tutti perché in questo caso fa riferimento solamente al fatto che hanno una traccia di un punto e che non hanno un riempimento. Se vado a cliccare quest'altro elemento vedete che non mi seleziona nient'altro perché questo qui è l'unico elemento ad avere sia una traccia sia un riempimento. Ora, questo strumento è carino e in certi casi può essere molto molto utile. Ci sono da dire due cose. La prima è che se stiamo lavorando con un colore impostato in modalità RGB e abbiamo dei colori impostati invece in quadricromia, anche se tecnicamente sono lo stesso colore, essendo impostati diversi, non verranno rilevati dallo strumento bacchetta magica. Un'altra cosa da dire, che secondo me è molto più utile e molto più precisa, è che c'è la possibilità di andare a selezionare da questo menu selezione abbiamo Same e possiamo selezionare gli oggetti con lo stesso aspetto, quindi con le stesse caratteristiche impostate nella tab dell'aspetto, oppure con lo stesso metodo di fusione, oppure con lo stesso riempimento e traccia, oppure con lo stesso colore di riempimento, oppure con la stessa opacità. Esempio.
Se abbiamo due elementi di colore diverso che però sono impostati a opacità 50%, in questo modo io posso andare a selezionare un elemento e dirgli che voglio selezionare gli elementi con la stessa opacità ed ecco che mi seleziona i due elementi che hanno la stessa opacità. Questo è più preciso rispetto alla bacchetta magica perché mi permette veramente di selezionare quello che voglio. Un'altra cosa che mi permette di fare è di selezionare il colore della traccia, per cui io potrei andare a selezionare un elemento e andargli a dirgli stroke color. In questo modo andrei a beccare l'altro elemento che ha la traccia dello stesso colore, oppure potrei selezionare un elemento e dirgli fill color, e quindi andrei a prendere l'altro elemento che ha lo stesso colore di riempimento. Oppure potrei selezionare questo elemento e andargli a dire fill and stroke, e in questo modo vado a prendere tutti gli elementi che hanno uguale colore di riempimento e uguale colore di traccia. Questo strumento è molto preciso e vi dirò, io non lo uso praticamente mai, però è veramente utile sapere che c'è, perché in certi casi ci può veramente salvare la vita, come per esempio se dovessimo eliminare tutte le istanze con determinate caratteristiche dal nostro artwork, per esempio un colore sociale di un nostro cliente è cambiato, lo vogliamo rimuovere dappertutto, lo vogliamo cambiare o rimuovere completamente, in questo modo possiamo selezionarlo con estrema precisione. Andiamo a terminare la panoramica degli strumenti di selezione con lo strumento lazzo. Per farlo, però, andiamo a zoomare su un oggetto qualsiasi e andiamo a rovinarlo un pochettino. In questo modo, giusto perché ci serve per capire a che cosa serve questo strumento lazzo. Nel momento in cui noi avessimo un elemento lineare con pochi punti e volessimo andare a selezionarne solo alcuni, ovviamente sarebbe facile. In questo caso io potrei selezionare questi due punti, magari perché voglio agire sui live corners solo di questi due punti, oppure questi due punti, è molto semplice, basta che clicco e trascino, tenendo premuto Shift, sono solo due punti, è molto facile da fare. Nel momento in cui i punti da selezionare però fossero in un elemento così complesso, la cosa sarebbe abbastanza diversa. Rimuoviamo la traccia così vediamo meglio le punte. Ok, nel momento in cui lavoriamo su un elemento di questo tipo diventa più complicato fare una selezione perché io potrei voler selezionare solamente alcuni punti e potrebbe non essermi possibile selezionarli con precisione facendo una selezione rettangolare o quadrata con questo strumento. Ecco che viene in mio soccorso lo strumento lazzo con cui io posso fare una selezione solamente di alcuni punti in maniera più precisa. In questo modo ho selezionato questi punti lasciando fuori tutti gli altri. Vedete, i punti che sono evidenziati in blu sono quelli selezionati, mentre quelli in bianco sono quelli non selezionati. Io posso andare a prendere solo alcuni punti, dopodiché posso tenere premuto Shift come sempre e selezionarne degli altri in maniera molto precisa e senza dover per forza avere una selezione di tipo rettangolare. Una volta che ho fatto la mia selezione, posso tornare allo strumento selezione diretta e a questo punto posso prendere i punti che ho selezionato e solo quelli che ho selezionato e trasportarli in giro dove voglio. Un altro strumento che io non uso tantissimo perché mi capita raramente di avere a che fare con un qualcosa di così complicato all'interno di Illustrator, però come sempre io ve lo faccio vedere perché può tornare utile in diverse occasioni. Siamo arrivati allo strumento più temuto da tutti gli utilizzatori di Photoshop e di Illustrator, ovvero lo strumento penna. Si richiama con il tasto P di penna o penna, è ovviamente uno degli strumenti più complicati da usare e ovviamente è anche quello che dobbiamo imparare a padroneggiare meglio perché è uno dei più utili in assoluto. Questo strumento, come possiamo vedere, al click genera un punto, un primo punto di ancoraggio. Al secondo clic ne genera un secondo e così via, fino a generare una forma anche complessa. Io adesso la cancello. Nel momento in cui creiamo un punto, vediamo che se ci posizioniamo su quel punto il cursore cambia, si trasforma in un meno. Infatti, normalmente questo strumento aggiunge un punto, ma se io torno indietro può anche cancellarlo. Questo vale solamente per il primo punto. Una volta che ho creato un primo punto, posso muovermi liberamente nello spazio oppure tenendo premuto Shift posso ancorarmi ai centri orizzontali e verticali oppure alla diagonale. Questo è molto utile perché se voglio fare delle righe dritte lo faccio con precisione senza doverci stare a pensare. Come vedete c'è un puntatore che mi dice quanto è lunga la linea retta che sto, anzi quanto è lungo il segmento che sto tracciando perché non è una retta. Quindi in questo momento io sto tracciando un segmento che è lungo circa 300 pixel. Non è facile posizionarsi con precisione.
precisione mentre si usa lo strumento penna, quindi direi non proviamoci neanche. Io clicco e genero un secondo punto. Nel momento in cui io creo una serie di punti, posso poi andare a chiudere. Vedete che nel momento in cui vado a chiudere la mia selezione, ovvero riclicco sul primo punto che ho creato, vedete che si forma un cerchio vicino al mio cursore. Questo significa che sto chiudendo il tracciato. Una volta che ho chiuso il tracciato è possibile modificarlo ulteriormente, però diciamo che la mia selezione potrebbe essere conclusa. Una volta che ho concluso, vedete che se mi posiziono su uno dei punti esistenti, il mio cursore cambia e compare il simbolo meno, perché posso andare a cancellare dei punti. E qui di nuovo posso andare a crearne di nuovi. Ora, abbiamo visto come lo strumento penna sia in grado di generare delle linee spezzate e quindi creare delle forme anche complesse, ma la vera potenzialità di questo strumento è la capacità di generare delle linee curve, che sono più complicate da gestire ovviamente. Nel momento in cui io creo un primo punto, posso posizionarmi in un qualunque punto del mio spazio di lavoro. Se invece di cliccare e basta, clicco e tengo premuto, vedete che vado a creare una maniglia. Questa maniglia segue il funzionamento delle curve di Bézier e quindi ha un comportamento che ci agevola, nel senso che tenderà a essere armonica. Nel momento in cui io utilizzo le curve di Bézier avrò delle forme che tendono naturalmente a essere armoniche. Quindi è uno strumento di Illustrator che mi aiuta a generare delle forme gradevoli. Ovviamente questo non sempre accade, come in questo caso. Quando questo non si verifica, una cosa che è possibile fare è andare a prendere questo strumento. È uno strumento che io utilizzo parecchio. Questo pannello in particolare si può scorporare, io di solito me lo tengo qui da qualche parte, perché con questo strumento è possibile andare a selezioniamo un oggetto ed è possibile andare a limare eventuali imprecisioni. Vedete che quell'angolo che era così netto e così sgradevole viene limato e viene un pochettino uniformato a tutto il resto. Questo è bene saperlo, ma non fa propriamente parte dello strumento penna. Per quanto riguarda lo strumento penna, altre cose da sapere sono che ovviamente nel momento in cui io clicco e trascino posso ancora andare a modificare questo punto, perché qui si sono generate due maniglie. In questo momento io sto andando a creare un nuovo punto in questo modo, però se tengo premuto il tasto comando CTRL su Windows, vedete che posso andare ad agire sulle singole maniglie, quindi anche dopo aver creato un punto posso ancora modificarlo. In questo caso vado a lavorare sulla maniglia di sinistra se voglio modificare la curva che ho già fatto, vado a lavorare sulla maniglia di destra se voglio modificare la curva che sto per andare a fare. Vedete che in questo caso questa curva segue quest'andamento. Se io vado a modificare l'andamento, ovviamente la curva cambia. È importante tenerne conto, perché dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo nel momento in cui andiamo a disegnare una forma da zero, ma anche nel momento in cui andiamo a ricalcare un oggetto. Uno degli utilizzi maggiori di questo strumento è andare a ricalcare un oggetto esistente magari da una foto o da un altro artwork. In quel caso dobbiamo seguire in maniera più precisa possibile i contorni, e conoscere alla perfezione il funzionamento delle curve di Bézier ci viene sicuramente incontro. È anche bene sapere che noi possiamo annullare le curve di Bézier, ovvero nel momento in cui io ho fatto una cosa di questo tipo, per cui ho realizzato una curva, vedete che qui il mio prossimo punto tende ad avere questo andamento, tende a seguire questa retta e curvare naturalmente in questo modo. Ma io potrei volere una linea retta qui. In questo caso non faccio altro che andare a posizionarmi su questo punto di ancoraggio e cliccare. In questo modo vedete che la maniglia viene tranciata. Adesso io posso andare a posizionarmi dove voglio senza più avere l'impaccio di avere una curva che non desidero, e quindi posso andare a creare una linea dritta, oppure posso, cliccando e trascinando, creare una curva a mio piacimento, diversa da quella suggerita dagli elementi delle curve di Bézier. Una volta che ho terminato e quindi la mia forma è conclusa, lasciamo perdere che questa forma è brutta, posso ancora andarla a modificare senza nemmeno uscire dallo strumento penna, perché vedete che se tengo lo strumento penna e mi posiziono sto semplicemente cancellando un punto di ancoraggio, ma se tengo premuto Command si trasforma nello strumento di selezione diretta e quindi posso andare a selezionare un singolo punto e spostare solo quel singolo punto. C'è anche da dire che lo strumento penna contiene degli altri strumenti, per cui abbiamo lo strumento aggiungi punto di ancoraggio. Io posso in qualunque punto andare ad aggiungere un punto di ancoraggio che successivamente posso prendere e trascinare. Posso aggiungere di nuovo un altro punto di ancoraggio e poi posso andare a prenderlo e trascinarlo. Posso aggiungerne infiniti, così come posso cancellarli. Abbiamo anche
uno strumento punto di ancoraggio che mi permette di creare delle curve, quindi laddove non ce ne sono, questo strumento mi permette di andare ad arrotondare creando delle curve sostanzialmente a mano libera, ma comunque seguendo i principi delle curve di Bézier. Ora abbiamo visto che con lo strumento penna si può andare a lavorare con estrema precisione facendole fare esattamente quello che vogliamo, tuttavia le forme che ne derivano non sono sempre armoniose, questo perché sta a noi dargli quell'armonia. Nel momento in cui volessimo uno strumento che ci assistesse un pochino di più nella creazione di forme semplici o complesse, possiamo provare con questa seconda versione della penna che è disponibile da qualche versione ormai. Questo strumento funziona in maniera similare, nel senso che va a creare una serie di punti, tuttavia, come potete vedere, tende a essere estremamente armonico. Sostanzialmente abbiamo una correzione continua di angoli e curve sbagliate che possiamo introdurre noi, il sistema le corregge e ci restituisce sempre una forma armonica, andando anche a modificare i punti. Vedete che nel momento in cui io vado a chiudere il tracciato, vedete cosa mi suggerisce? In questo modo sarebbe una chiusura netta e poco gradevole. Lui mi suggerisce di andare a chiudere in questa maniera, rendendo il tutto più armonico. Con questo strumento è veramente facile disegnare e creare delle forme da zero che saranno praticamente sempre armoniche e gradevoli. È il momento di affrontare una delle sezioni più ampie dell'intero applicativo. Parliamo infatti dello strumento testo. Lo strumento testo si richiama con la lettera T dalla nostra tastiera. Ovviamente se stiamo scrivendo non possiamo farlo perché se stiamo scrivendo stiamo digitando, per cui se io voglio richiamare lo strumento selezione e premo V, sto digitando delle V, per cui lo strumento testo è particolare perché diciamo che inibisce la maggior parte dei comandi da tastiera che prevedono l'utilizzo di una lettera. I comandi per lo zoom, come già visto, per esempio, quindi command più, command meno o command 0, continuano a funzionare. La barra spaziatrice non funziona più perché sto digitando degli spazi. Quindi se voglio utilizzare lo strumento mano mentre sto digitando, devo tenere premuto Alt Option e funziona ancora. Devo solo ricordarmi che c'è questa differenza. Andiamo a cominciare da zero, per cui cancelliamo questo testo. Nel momento in cui ho il mio strumento testo, se vado a cliccare, genero un testo con scritto Lorem Ipsum e posso andare a scrivere quello che voglio. Ora, particolarità di questo strumento è che ha una serie di pannelli per la propria gestione. In particolare, io posso gestirne l'allineamento, quindi posso metterlo bandiera a sinistra, centrato o bandiera a destra. In questo caso io lo tengo centrato semplicemente per comodità. Ho inoltre dei pannelli che mi permettono di gestire con molta precisione il mio testo e il mio paragrafo. Se non doveste averceli disponibili, è sufficiente andare su Finestra e abbiamo Type e character o paragraph. In certe versioni è possibile che character sia scorporato e sia direttamente all'interno di finestra. Comunque l'importante è sapere cosa cercare e possiamo sempre aprirlo e tirarlo fuori, dopodiché posizionarlo nella nostra barra degli strumenti o dove vogliamo noi. Nel momento in cui andiamo a selezionare un testo, abbiamo qui una serie di opzioni. Possiamo selezionare il font che vogliamo utilizzare, quindi possiamo variare. Possiamo andare a scegliere il peso del font, ok? Ho perso la selezione perché ho cliccato fuori. Questi parametri funzionano solamente sul testo selezionato, per cui lo devo selezionare. Posso andare a scegliere il peso del testo su cui sto lavorando. Posso andare a scegliere una serie di caratteristiche, per cui posso andare a impostare la dimensione. La dimensione può essere gestita in due modi. Posso cliccare e scegliere un valore numerico preimpostato, oppure posso digitare un valore numerico preciso che voglio io. Posso anche, posizionandomi all'interno, premere i tasti direzionali in alto o in basso e andare così a modificare il testo. Se tengo premuto Shift, mi sposto di 10 punti invece che di 1. Questo è molto comodo. Ovviamente questo vale per tutto quanto, quindi vale anche per tutti gli altri parametri. Io posso sempre posizionarmi e spostarmi in alto e in basso con i tasti direzionali e ottengo sempre lo stesso effetto. E se tengo premuto Shift mi sposto di 10 punti invece che di uno soltanto. Come possiamo vedere, questo testo è tutto maiuscolo. È tutto maiuscolo non perché io l'abbia digitato tutto maiuscolo, ma perché ho selezionato questa opzione. Infatti, come potete vedere, io ho digitato in minuscolo. Ma nel momento in cui gli vado a dire tutto maiuscolo, all caps, mi rende tutto maiuscolo il testo. È buona norma, secondo me, non digitare mai con tutto maiuscolo, perché se io digito con tutto maiuscolo, per cui se io scrivo testo tenendo premuto Shift,
Non posso più tornare indietro. Per cui è molto meglio digitare sempre in minuscolo e poi andare ad applicare questa impostazione, a meno che non sia un testo molto pieno, ma se stiamo lavorando su un headline è molto meglio lavorare in questo modo. C'è anche da dire poi che esistono una serie di opzioni sotto il pannello Type, tra cui Change Case. Questo è molto comodo perché in questo modo io posso andare a selezionare un testo e gli posso dire uppercase, quindi tutto maiuscolo, ho ottenuto la stessa cosa che se avessi premuto questo tasto. Oppure gli posso dire lowercase, quindi annullo tutte le maiuscole. In questo caso questa è rimasta perché ha questa impostazione abilitata, quindi sono in conflitto le due cose, bisogna stare attenti e ricordarsele, perché coesistono e questo è un problema, nel senso che si danno fastidio a vicenda. Altra cosa che posso fare, posso andargli a dire little case, ovvero gli posso dire che ogni singola parola deve avere la maiuscola iniziale. Questo è molto comodo. Così come pure gli posso dire, e questa è la più comoda in assoluto, sentence case. Questa è la più comoda in assoluto perché solamente l'iniziale della frase sarà maiuscola. Nel momento in cui c'è un punto, l'iniziale successiva nuovamente sarà maiuscola. Questo è utilissimo perché spesso arrivano testi in condizioni disastrose e quindi bisogna sapere come andarli a formattare. Stiamo lavorando in inglese, quindi Illustrator riconosce la lingua e in questo momento è impostato su inglese. Questo perché molte delle cose che io faccio contengono delle parole inglesi, quindi non ho voluto impostarla in italiano. Vediamo quali altre sono le possibilità dello strumento testo. Vediamo che qui abbiamo una serie di opzioni che possiamo andare a modificare. In particolare, quelle che ci interessano sono l'altezza del testo, per cui io posso modificare banalmente quanto il mio testo è alto. Attenzione, questa è una cosa che è possibile fare, infatti io ve la faccio vedere, tuttavia è una pratica che sconsiglio fortemente per un motivo preciso. I nostri font sono elementi di design e aiutano il nostro design, il nostro artwork o qualunque altra cosa stiamo facendo, per cui andare a deformarli, andare quindi a modificare il design di qualcun altro che è più bravo di noi, perché attenzione bene, stiamo parlando di un Montserrat che è il font probabilmente più elegante dell'universo. Andare a deformare questo font o un qualunque altro font, secondo me, non è mai una buona idea. Quindi ve lo faccio vedere perché per necessità varie ed eventuali potreste averne bisogno. Vi dico anche che secondo me non è mai una buona pratica modificare un font, né in orizzontale né in verticale, non è mai una buona pratica. È molto meglio piuttosto andare ad agire sulla spaziatura e sull'interlinea. Se noi andiamo ad agire su spaziatura e interlinea, possiamo fare quello che vogliamo, perché in questo caso il font vero e proprio rimane invariato. Quello che cambiano sono gli spazi tra una riga e l'altra e gli spazi tra una lettera e l'altra. In questo senso sì che possiamo andare ad agire e ottenere degli effetti assolutamente gradevoli. Altra cosa da sapere è che qui abbiamo una serie di opzioni che possono tornarci utili, come per esempio il maiuscoletto, small caps. A me non piace il maiuscoletto perché di nuovo è una deformazione del font originale, sta sostanzialmente interpolando e decidendo quale deve essere il rapporto tra le alte e le basse, quindi non mi fa impazzire questa cosa. Preferirei optare per un font che abbia già un maiuscoletto disegnato. È comunque meglio, ma non sempre è possibile, quindi quello può venirci in soccorso. Un'altra cosa che vi faccio vedere è che è possibile impostare l'apice o il pedice. Questo è utile perché, insomma, ci sono delle formule o delle situazioni dove questo si rende necessario. Se vogliamo annullarlo, basta che riclicchiamo sull'icona e lo togliamo. Altre cose da vedere sono il testo sottolineato e il testo barrato. Queste sono cose che io non uso mai, perché comunque sono cose che tendenzialmente poi finirei per farmi a mano perché ho più controllo su quello che sto facendo, però come sempre ve lo faccio vedere perché è bene conoscere le possibilità della gestione del testo all'interno di un applicativo. Se voglio eliminarle devo andare a fare clic due volte perché vedete che me le imposta su tutto, però comunque non si rompe mai niente qui, quindi se avete dei dubbi è sufficiente cliccare due volte e si va a eliminare. Abbiamo un'opzione che ci permette di cambiare il posizionamento del testo sulla riga, quindi per esempio possiamo andare a spostare un testo più in alto o più in basso. Con questo potremo farci un apice o un pedice personalizzati a mano. Lo sconsiglio perché è meglio usare quelli già preimpostati, si risparmia tempo, però è possibile farselo a mano, così come è possibile ruotarlo. Vedete che in questo caso io sto ruotando le singole lettere di un amount preimpostato, oppure posso dirgli esattamente di quanto lo voglio ruotare, e quindi per esempio io potrei andare a prendere
la lettera E e ruotarla. Questa è una cosa molto utilizzata. Vedete che si è spostata, per cui io adesso potrei andare a rimetterla a misura. Giocando con tutte queste opzioni è possibile impostare il testo in maniera veramente molto precisa. È bene comunque ricordarsi che il testo può essere scorporato dalla gabbia di testo. Se io vado a premere Command Shift O, vedete che ho convertito il testo in tracciato. Questo che cosa significa? Che adesso il mio testo non è più modificabile, io non posso più scrivere qui dentro, però ho una serie di elementi che posso spostare veramente a mio piacimento. Quindi se voglio fare delle modifiche, soprattutto nel logo design, una volta che ho impostato il font, posso convertire in tracciato e andare a modificare pezzo per pezzo. La differenza importante di cui vi voglio parlare è questa. Vedete che qui abbiamo una gabbia di testo che contiene il mio testo. Che cosa succede? Se io clicco e vado a scrivere. Qui si è preso delle impostazioni, guardate cosa gli è rimasto. Per questo è bene conoscerle, perché così io so che devo andare a rimetterle a zero e so subito che sono queste. Vedete che se io clicco ho creato un testo che ha una sua gabbia di testo. Se io vado a scrivere qui dentro, vedete che cosa succede? La gabbia di testo si è adeguata a quello che io ho scritto. Qui potenzialmente abbiamo una gabbia di testo che diventa grande tanto quanto il testo che io gli do. Io potrei volere il contrario però. Io potrei volere una gabbia di testo all'interno di cui il testo rimanga confinato. Per esempio, potrei volere una gabbia di testo che non esca da questa tavola. In questo modo vedete che ho lavorato in maniera diversa. Ho creato prima la tavola cliccando e trascinando e il testo è confinato al suo interno. Nel momento in cui io vado a scrivere, vedete che cosa succede? Il testo non è più visibile, ma prosegue. Quindi avrò questo simbolino più rosso che è un errore in teoria, mi viene segnalato come un errore poi in fase di esportazione. Se io vado a cliccare. Vedete che prendo il testo successivo, le due tavole sono linkate, le due gabbie di testo sono linkate perché qui è previsto che io vada a collocare questo testo in eccesso in una nuova tavola, in una nuova, si suppone, pagina. Questo è un metodo di scrittura che è più utile nel momento in cui stiamo impaginando qualcosa che contiene delle lunghe sezioni di testo scritto, potrebbe essere un libro o una brochure. In questo caso è meglio creare una gabbia di testo che confini il nostro testo in maniera tale che possiamo dirgli esattamente dove deve rimanere, invece di sbordare al di fuori. Andiamo a rimpicciolire ora questo testo, andiamo a metterlo a 12 punti, che è lo standard. Non solo, andiamo a dirgli. Riempi con testo segnaposto, questa è un'opzione che sta sotto il comando type. Andiamo a riempire, per cui abbiamo riempito tutto lo spazio disponibile con del testo segnaposto. Io adesso lo allineo a sinistra. Ok, non è bellissimo da vedere perché ci sono tutti questi acapi che rendono il grigio tipografico abbastanza confuso. Tuttavia, per l'esempio che ho in mente, questo va più che bene. Ora, una delle cose assolutamente essenziali quando si edita un testo è conoscere le opzioni dell'area in cui stiamo lavorando, per cui andiamo su Type e andiamo a selezionare opzioni dell'area. Questo è importante, la cosa che mi preme assolutamente farvi vedere è la possibilità di generare delle colonne. La possibilità di generare le colonne è uno degli strumenti più potenti che abbiamo a disposizione, perché vedete che in questo modo possiamo dividere il nostro testo su due colonne oppure su tre. Questo è molto bello e molto utile perché nel momento in cui abbiamo delle grandi quantità di testo, la possibilità di suddividerle in colonne ci permette di gestirlo molto meglio. Vedete che il grigio tipografico è già migliorato. Le colonne per loro natura sono della stessa dimensione e hanno un gap che è preimpostato e che possiamo andare a modificare. Il comando è questo, per cui invece di 18 pixel io potrei dargliene 25. E vedete che l'abbiamo modificato. Questo è molto importante perché ci permette di gestire il testo in maniera molto efficiente. Pensate che pasticcio ci verrebbe fuori se dovessimo creare tre gabbie di testo tutte linkate per ottenere questa stessa cosa. In questa maniera è molto più comodo. Inoltre qui, come vedete, abbiamo del testo in eccesso, ma noi possiamo allargare le colonne e così il nostro testo rimane dentro nella nostra gabbia. Possiamo andare a vedere qual è il punto esatto in cui riusciamo a tenerlo dentro e così siamo a posto, non abbiamo testo in eccesso da nessuna parte. Ora andiamo a vedere qualcosa di meno complicato ma di decisamente carino. Innanzitutto abbiamo qui una serie di bottoni che ci permettono di abbiamo dei bottoni che ci permettono di allineare il testo, ma come di allineare qualsiasi altro oggetto, e di fianco abbiamo questo pulsante che ci permette di deformare il nostro testo.
andiamo a vedere che è possibile deformarlo creando un arco che possiamo gestire. Ecco, ovviamente se la preview funziona è anche meglio. Possiamo gestire questo arco, quindi possiamo gestirlo in alto o in basso, possiamo deformare verticalmente o orizzontalmente, quindi c'è tutta una serie di cose che possiamo fare con il nostro testo mantenendolo editabile, perché questo è un testo dentro cui si può ancora scrivere. Possiamo dargli una serie di forme differenti, possiamo scegliere quella che si adatta meglio a quelle che sono le nostre esigenze. Ovviamente, ve lo dico, nessuna di queste è particolarmente adatta a scrivere, però ci sono degli effetti decisamente carini che si possono ottenere, come per esempio l'effetto onda. Queste sono tutte cose che è bene conoscere perché non si sa mai che possano tornare utili. Vi dico come sempre, io queste cose non le uso praticamente mai, perché se dovessi fare una modifica del genere me la farei probabilmente a mano lavorando sui singoli caratteri, però ci sono dei casi in cui è molto comodo farlo direttamente così. Un'altra cosa che vi faccio vedere e che può ogni tanto tornare utile è questa. Se io seleziono una gabbia di testo, vedete che qui ho un bottone che si chiama Trasforma. Mi apre questo pannello. Ora, l'unica cosa che mi interessa farvi vedere qui è questo comando, perché questo comando che cosa fa? Vedete che va a stortarmi il testo e di fatto crea un italic. Questo io non lo faccio praticamente mai perché tendo a lavorare con dei font che hanno le versioni italic, quindi a me normalmente questa cosa non serve. Tuttavia, se doveste trovarvi a lavorare con un font che l'italic non ce l'ha, perché può capitare di avere dei font magari che non hanno la versione italic, con questo comando ne create una. In questa maniera abbiamo creato un font con l'italic anche laddove non ce l'aveva. È un po' come il maiuscoletto, stiamo forzando una modifica che altrimenti non sarebbe possibile. Può essere utile perché nel momento in cui il cliente vi dà un font che ha una sola versione senza l'italic, in questo modo glielo potete fare lo stesso. Una cosa di cui non abbiamo ancora parlato, ma che ovviamente è importante, selezionando il testo è possibile modificarne anche il colore. Quindi andiamo a ingrandirlo un po' così vediamo meglio. È possibile selezionarlo per intero e andare a modificarne il colore, selezionando uno dei campioni disponibili. È possibile anche andare a selezionarne solo un pezzo e modificare il colore solo di quel pezzo. Una cosa che si fa molto spesso nel design è di tenere magari l'iniziale di un colore diverso, quindi in questo caso ci viene molto comodo. Possiamo anche impostare un colore personalizzato, ovviamente, andando a fare doppio clic sul colore di riempimento, non abbiamo più a disposizione i campioni, ma possiamo andare a selezionare un colore preciso che vogliamo noi. Quindi per esempio io vado a selezionare un grigino di questo tipo e poi vado a selezionare il resto del testo, di nuovo faccio doppio clic e vado a selezionare un arancino, magari di questo tipo, magari un po' più tenue, ecco. In questa maniera posso fare degli abbinamenti di colore abbastanza gradevoli. Un'altra cosa che posso fare, questo non è direttamente connesso con lo strumento testo, ma posso andare a usare la ruota dei colori per andare a modificare i colori del mio artwork. In questo modo posso prendere i colori e modificarli mantenendo il rapporto. Per cui se stavo usando dei colori complementari posso mantenere il rapporto di complementarità oppure posso anche romperlo, semplicemente spezzando questa catena posso andare ad assegnare due colori completamente nuovi. In questo caso li tengo come prima perché non sono contento. Ecco qui che abbiamo colorato il nostro testo. Una cosa ulteriore che mi piacerebbe farvi vedere è questa. Come potete vedere, noi qui abbiamo, facciamolo tutto dello stesso colore, abbiamo un testo che ha un colore di riempimento ma non ha un colore di tracciato. Noi possiamo invertirla questa cosa, per cui possiamo andare a dirgli che vogliamo solamente il colore del tracciato, oppure possiamo gestirlo da qui e possiamo dirgli che vogliamo anche un colore di riempimento. Possiamo gestire il tracciato da qui, quindi abbiamo un testo con un tracciato più o meno grande, abbiamo le opzioni del tracciato, se non ce le avete sono dentro finestra, stroke o tracciati. Qui dovremmo avere delle opzioni, eccole qua. All'interno di questo pannello possiamo fare una serie di cose, tuttavia credo che queste opzioni non funzionino, infatti non funzionano in questo momento perché? Perché su un testo aperto le opzioni dei tracciati non funzionano correttamente. Quello che possiamo fare però è convertire il nostro testo in tracciato, quindi Command Shift O e abbiamo convertito il nostro testo in tracciato. A questo punto possiamo selezionare queste opzioni e funzionano. Queste opzioni servono per far sì che normalmente il nostro tracciato è posizionato a metà.
Quindi il nostro testo è questo, è questa cornice azzurra. Il tracciato è posizionato metà dentro e metà fuori di default. Io potrei volerlo posizionare tutto dentro o tutto fuori e ne avrei un effetto secondo me migliore rispetto che lasciarlo a metà. Questo purtroppo è possibile farlo solamente dopo aver convertito il testo in tracciato, quindi è bene saperlo, ricordiamocelo perché una volta convertito un testo in tracciato in teoria non si torna più indietro. Io adesso faccio Command Z una serie di volte e torno al mio testo editabile, ma siccome una volta convertito in tracciato il testo non è più editabile, una buona norma è farsene una copia. Abbiamo due livelli uguali, uno dei due lo spegniamo, lavoriamo su questo. Quindi Command Shift O e lo convertiamo in tracciato, ma abbiamo ancora la nostra copia editabile qui, in maniera tale che se sbagliamo qualcosa o se vogliamo scrivere un'altra cosa, perché magari il cliente ci chiede poi di realizzare un secondo logo o una seconda scritta o un headline o qualsiasi altra cosa con le stesse impostazioni, abbiamo ancora il nostro testo editabile. Questo è importante. Un'altra cosa molto importante di cui non vi ho ancora parlato sono i caratteri nascosti. I caratteri nascosti si abilitano da qui, possiamo anche ricordarci il comando da tastiera. Nel momento in cui li abilitiamo, vedete che cosa succede? In pratica, qualunque cosa noi facciamo ha delle conseguenze e queste conseguenze vengono mostrate con dei caratteri nascosti. Per esempio, gli spazi vengono visualizzati con un punto, gli acapi vengono visualizzati con un pi greco, la fine del paragrafo viene visualizzata con un cancelletto. Questo è importante perché qui può sembrare una bazzecola, ovviamente, ma nel momento in cui abbiamo dei testi molto complessi e molto articolati, capita sovente che ci siano, per esempio, i doppi spazi, oppure che ci sia uno spazio laddove non dovrebbe esserci, come per esempio su un acapo. Ora, questo in stampa non ha nessun effetto, non si vede, però tecnicamente è un errore, non ci dovrebbe essere uno spazio qui, come non ci dovrebbe essere uno spazio qui. Gli spazi non devono essere usati per formattare. Nel momento in cui andiamo a dare una formattazione, usiamo una tab piuttosto. Usiamo una tab a cui andiamo. Allora, il pannello delle tab si apre con Command Shift T. Quindi in questo momento abbiamo aperto il pannello delle tab, inseriamo qui una tab e a questo punto andiamo a dirgli che questa tab deve comportarsi in un determinato modo. Per cui andiamo a dirgli che lo spazio tra questi due elementi deve essere di tot. Questo è il modo corretto di formattare un testo su Illustrator e su qualunque altro programma di editing di testi, non con gli spazi. Con gli spazi non stiamo editando, con gli spazi stiamo facendo pasticci purtroppo. Sarebbe molto comodo se si potesse fare con gli spazi. Questo vale anche per il web, non si edita con gli spazi. Piuttosto si danno dei tab, dei padding, qualunque cosa e come vedete anche questo è un carattere speciale che viene visualizzato. A questo punto possiamo chiudere il nostro pannello tab perché abbiamo finito. Le tab possono anche essere copiate, per cui nel momento in cui io ho un'altra riga e voglio dargli la stessa tab, non faccio altro che copiarla e incollarla dove la voglio e mi viene riportata esattamente con gli stessi parametri. Bene, sono certo che siete abbondantemente stufi di parlare dello strumento testo, quindi siccome abbiamo esplorato la maggior parte, secondo me, delle cose, ce ne sono delle altre, ma bisognerà fare un video dedicato solo su questo perché come avete visto c'è veramente tanta roba. Andiamo a occuparci di un altro strumento che è lo strumento linea. Questo strumento è veramente semplice, è quasi autoesplicativo. Ovviamente crea un tracciato, un segmento che in questo momento non ha nessun colore, è sostanzialmente invisibile e non verrebbe nemmeno stampato perché ha la traccia a 0. Nel momento in cui io gli abbino un colore, la traccia di default va a 1. La traccia ovviamente può essere modificata numericamente oppure digitando un numero all'interno, oppure premendo i tasti direzionali in alto e in basso, io posso aumentarla o rimpicciolirla. Come sempre, tenendo premuto Shift, mi sposto di 10 punti. Questo è molto utile perché le linee si usano molto nel design, quindi questo strumento è assolutamente molto utilizzato. Andiamo a vedere un pochino di che opzioni dispone. Intanto possiamo gestire il tipo di traccia, quindi possiamo tenerla rettangolare come sarebbe di default, oppure possiamo dargli delle forme preimpostate, o possiamo addirittura crearci noi delle forme. Noi possiamo creare una forma qualsiasi e impostarla in maniera tale che sia applicabile a una traccia. Per adesso teniamola normale. Abbiamo anche una serie di. Aumentiamolo, se no non si vede. Abbiamo anche
una serie di tracce particolari custom che possiamo utilizzare, quindi possiamo importarne di nuove scaricate da internet o anche creare le nostre, quindi c'è tutta una serie di cose molto carine che possiamo fare con questo strumento e con qualunque altro tracciato per la verità, anche con i tracciati generati con lo strumento Pen. Ma per adesso teniamolo basic, perché quello che voglio farvi vedere sono le opzioni della traccia a questo punto. Andiamo ad aumentarla un po' così ci rendiamo ben conto di che cosa stiamo facendo. Anzi, creiamone una nuova, perché qui nel frattempo ho fatto qualcosa che non dovevo fare. Ok, una traccia nuova con 10 punti di dimensione. Andiamo a ingrandirla un po' così ci rendiamo bene conto di quello che stiamo facendo. Nel momento in cui la creiamo, di default è impostata così. Ora, l'allineamento non ha senso in questo caso perché essendo semplicemente una traccia è ovvio che metà del colore sarà su un lato e metà del colore sarà sull'altro, su questo non si scappa. Tuttavia, quello che possiamo fare, così anche come gli angoli, una linea singola non ha angoli, quindi queste opzioni sono inutili. Tuttavia, quello che possiamo fare è andare ad arrotondare i bordi, questo è possibile farlo. Così come pure è possibile andare a piazzare una freccia e un'altra cosa, quindi magari il retro di una freccia sul davanti e sul retro della nostra traccia. Possiamo gestire le dimensioni di questa freccia per tutti e due i lati, quindi possiamo andarla a modificare a piacimento. Possiamo modificarla successivamente, perché se cambiamo idea possiamo cambiarla e metterne un'altra e di nuovo possiamo decidere che è troppo grande rispetto alla freccia e quindi la rimpiccioliamo. Possiamo modificarne le dimensioni e la lunghezza, possiamo modificarne l'orientamento. Se teniamo premuto Shift, ne modifichiamo l'orientamento ancorandoci alla diagonale o ai centri orizzontali e verticali, che è sempre molto utile. E qui di nuovo possiamo andare a dargli delle opzioni per cui abbiamo generato con pochi clic una forma che assolutamente sarebbe stata complessa da disegnare. Nel momento in cui abbiamo una linea, vado a ridare 10 punti perché altrimenti non vediamo niente. Possiamo dargli anche una serie di opzioni, come per esempio il tratteggio. Qui abbiamo un tratteggio che si snoda sui 12 punti. Di default è impostato su 12 punti e basta, ma noi potremmo dirgli 12 punti e poi un gap di 5 punti. E quindi avremo tutte lineette di 12 punti con un gap sempre di 5 punti. Possiamo anche andare a personalizzare, dirgli che il secondo deve essere di 7 e che il terzo deve essere di 9. Così andiamo a creare delle linee complesse che seguono esattamente quelle che sono le nostre esigenze. In qualsiasi momento possiamo poi eliminarla, mantenendo però le opzioni che avevamo impostato. Ora, una cosa secondo me molto bella che non tutti sanno perché è stata introdotta, non mi ricordo a che punto, però non è sempre stato possibile fare questa cosa, è possibile realizzare una linea con una sfumatura. Ora, normalmente questa cosa nelle prime versioni di Illustrator non funzionava perché nel momento in cui andavamo ad applicare il gradiente non funzionava su una singola linea. Qui però abbiamo l'opzione, non mi ricordo esattamente quando è che è stata introdotta, abbiamo l'opzione di lavorare sulla traccia, per cui possiamo andare a mettere un gradiente sulla traccia. Questo è molto bello, secondo me. Ci dà la possibilità di realizzare una singola traccia con un gradiente. Questo può avere molteplici utilizzi, può essere utilizzato anche semplicemente per creare un sottopancia, quindi noi possiamo andare a scrivere qui sopra, strumento testo, rimpiccioliamo un pochino perché così è magnum, lo andiamo a rimpicciolire, lo posizioniamo qui sopra e abbiamo realizzato in un attimo un sottopancia che ovviamente può essere migliorato, però l'opzione di poter andare a gestire una linea con un gradiente ci permette di creare una forma di questo tipo che sia editabile e gestibile. La posso ingrandire quanto voglio, la posso allungare, maltrattare quanto voglio perché tanto è vettoriale, quindi non se la prende. È assolutamente utile sapere che questa possibilità esiste, così come esistono le possibilità di realizzare la sfumatura con il gradiente circolare e esistono un sacco di altre opzioni che è possibile esplorare, come per esempio questa del doppio gradiente, che è molto carina ed essendo possibile applicarla a una traccia ci permette in un attimo di realizzare degli effetti veramente gradevoli e neanche tanto semplici. Ora, come potete vedere, questo strumento ha la freccina in basso, per cui contiene degli altri elementi. Per cui noi abbiamo visto il primo strumento che ci permette di realizzare una linea dritta. Andiamo a vedere il secondo che ci permette di realizzare invece delle linee curve. Nel momento in cui clicchiamo, ci permette di creare una linea curva
con dei parametri che abbiamo assegnato e che possiamo cambiare ovviamente, possiamo diminuire la pendenza oppure invertirla, possiamo andare a meno 50 e così facciamo esattamente la cosa opposta. Questo è uno strumento che è un po' quasi rozzo volendo, nel senso che non ci permette di fare chissà cosa, però può essere molto utile nel momento in cui vogliamo realizzare un arco con determinate caratteristiche ben precise. Nel momento in cui sappiamo che dobbiamo realizzare un arco con queste caratteristiche, possiamo impostarle. Un altro strumento assolutamente essenziale è lo strumento spirale. Questo perché, andiamo a diminuire questa traccia che è una cosa gigante, questo perché vedete che ci permette di realizzare in un attimo una spirale perfetta che possiamo orientare come vogliamo, possiamo allungarla o accorciarla premendo i tasti direzionali in alto o in basso, quindi questo è molto utile, possiamo posizionarla come vogliamo. Ed è sostanzialmente perfetta, già fatta. Perché vi dico che è importante questo strumento? Perché realizzare una spirale di questo tipo a mani nude con lo strumento penna o con altri strumenti è pressoché impossibile. Ci sono dei calcoli dietro, queste sono realizzate comunque con le curve di Bezier, ci sono dei calcoli dietro che da fare a mano sarebbero assolutamente ostici. Realizzare una spirale di questo tipo a mano libera è un'impresa veramente ardua. Con questo strumento la si realizza in un attimo. Un altro strumento che io reputo assolutamente essenziale, soprattutto per la creazione di loghi, è lo strumento griglia. Come vedete, questo strumento permette di realizzare una griglia che noi possiamo andare a aumentare o diminuire di caselle, sempre con i tasti direzionali in alto e in basso, e destra e sinistra. Quindi possiamo andare a realizzare una griglia come la vogliamo. Quindi a 9, a 3, quello che ci pare. Se teniamo premuto il tasto Shift, ancoriamo le proporzioni per cui sarà una griglia quadrata, altrimenti possiamo andarla a gestire a mano libera. Uno strumento assolutamente essenziale nel logo design o nel disegno di font o se vogliamo semplicemente avere una griglia precisa sui documenti in cui stiamo lavorando, veramente molto utile. Inoltre, una volta che noi abbiamo un qualunque tracciato, vi ricordo che possiamo premere Command 5. Questo è un comando che io me lo ricordo a memoria, vi consiglio di fare altrettanto. Command 5 trasforma in una guida qualunque cosa abbiate selezionato. Quindi è pericoloso perché se lo premete trasformate in una guida anche delle forme piene e tutto il vostro artwork diventa una guida e non capite più niente e l'avete sostanzialmente perso perché non si recupera più una volta fatto. Si può tornare indietro, ma se salvate il documento avete trasformato tutto in una guida e poi è difficile da recuperare, bisogna ricolorare tutto e è un bel pasticcio. Quindi assolutamente da starci attenti, però se state cercando di creare una guida che poi potete bloccare in modo che potete lavorarci sopra senza muoverla e senza selezionarla, questo è assolutamente lo strumento che fa per voi. Un altro strumento similare è la griglia polare, ovvero nel momento in cui noi andiamo a crearla, vedete che si configura come una serie di cerchi concentrici. Io in questo momento sto tenendo premuto sia Shift sia Alt Option perché voglio ancorare al centro e perché voglio ancorare le proporzioni, quindi voglio che sia un cerchio perfetto. Da questa scomodissima posizione, sempre tenendo premuto, io posso, premendo in alto e in basso, con i tasti direzionali, posso aumentare o diminuire il numero di cerchi concentrici che avremo. Questo è molto utile quando si disegnano loghi, veramente molto utile. Oppure con i tasti direzionali destra e sinistra posso aumentare o diminuire i raggi. Anche questo è utilissimo perché questo banalmente, questo è il simbolo della pace. Questo è veramente difficile da disegnare, bisogna fare tutta una serie di calcoli per dividere il cerchio, non è così immediato da fare, con questo strumento lo si fa con un clic, quindi è veramente comodo. Anche questo, cioè esistono degli split che sono complessi da fare, quelli dove i calcoli non sono immediati, ovvero banalmente questo è facile, si fa in un attimo, questo non è così facile. Questo non è così facile, questo non è così facile. Quindi qui abbiamo una serie di opzioni che ci aiutano veramente tanto. Questo è uno strumento che io uso veramente tanto, 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 soprattutto quando disegno dei loghi o quando disegno dei simboli o delle icone anche. Siamo finalmente arrivati a uno strumento un pochino più rassicurante. Andiamo a vedere che è lo strumento rettangolo. Dico rassicurante perché questo, tutto sommato, non fa altro che tracciare una forma geometrica che può essere quadrata e può essere rettangolare, se teniamo premuto Shift sarà sempre quadrata o comunque con le proporzioni bloccate, altrimenti sarà una forma assolutamente arbitraria che decideremo noi di volta in volta. Andiamo a invertire la traccia con il colore di riempimento così lo vediamo bene. Lo strumento rettangolo può funzionare in questa maniera, noi possiamo cliccare, trascinare e creare una forma, oppure possiamo cliccare con un singolo clic e dargli delle misure ben precise. Io gli potrei dire
200x220 e lui mi crea una forma esattamente con quelle proporzioni. Un'altra cosa che posso fare è andare a selezionare il suo fratellino minore, ovvero lo strumento rettangolo con gli angoli arrotondati. Questo, come dice il nome, genera un rettangolo che ha già gli angoli arrotondati. Ovviamente è la stessa identica cosa che se noi andassimo ad agire sui light corners, quindi se io prendo un rettangolo normale, una forma normale, vado ad agire sui light corners, vado a ottenere esattamente la stessa cosa. È semplicemente una comodità, io posso tracciarlo già con i bordi arrotondati. Andiamo a vedere lo strumento successivo, che è lo strumento ellisse. Questo è uno strumento che fa la stessa cosa, ma la fa in maniera diversa, ovvero sostanzialmente stiamo sempre tracciando una forma, valgono sempre le stesse regole, alt option per tenere allineato il punto centrale e shift per mantenere le proporzioni bloccate. Quindi se voglio un'ellisse tengo premuto soltanto option, se voglio un cerchio perfetto tengo premuto shift. In questa maniera sono sicuro che i due lati sono delle stesse dimensioni e quindi abbiamo un cerchio perfetto. Andiamo a riempirlo. In questo caso, come vedete, non ci sono le opzioni di light corners perché questo è un cerchio e quindi non ha angoli. Avevo detto che sarei stato rassicurante, ma qui invece la vicenda diventa più complessa perché abbiamo uno strumento poligono. Questo strumento a me piace molto, come vedete genera un poligono più complesso. Se io tengo premuto shift mi ancora la base, quindi la base sarà dritta. Nel momento in cui io premo in alto e in basso con i tasti direzionali, sempre tenendo premuto, posso modificare il numero di angoli che questo poligono avrà. Quindi posso tornare a un quadrato banalmente, ma a questo punto ho fatto fatica per niente. Posso avere un pentagono e posso andare avanti fino all'infinito. Posso arrivare a un cerchio, però di nuovo in questo caso mi converrebbe usare lo strumento ellisse. Quindi questo strumento serve per generare dei poligoni più complessi. Proseguiamo e andiamo a vedere uno strumento ancora più complicato, che è lo strumento stella. Ora, lo strumento stella al click mi permette di generare una stella con dei parametri ben precisi. Quindi io potrei tenermi preimpostati e abbiamo generato una stella che è al contrario, quindi la giriamo. Una stella che è quella standard, come Illustrator la genera di solito se non gli diciamo nessun parametro. Io potrei però cliccare trascinare e potrei dirgli shift, così ancora la base. Dopodiché potrei, con i tasti direzionali in alto e in basso, potrei modificare il numero delle punte. Potrei creare un triangolo. Questo è uno dei modi più semplici di creare un triangolo, andando a prendere lo strumento stella e dicendogli che deve avere solo tre lati. Ovviamente non può avere meno di tre lati, ma può averne tanti di più, quasi fino all'infinito. Nel momento in cui io lascio andare, ho generato una forma con queste caratteristiche. Se ne vado a generare un'altra, mi tiene i parametri dell'ultima, quindi posso andare a riaumentarla. Ora lo so che ci andiamo sempre a mettere in delle posizioni scomodissime per quanto riguarda i comandi da tastiera, però seguite bene questo passaggio. Se in questo modo io genero una stella normale, tenendo premuto Shift la ancoro alla base, così è dritta. Tenendo premuto Alt, vedete che la uniformo, nel senso che così è un po' sformata. Se io tengo premuto Alt, la uniformo. Una cosa ulteriore che posso fare è andare ad aumentare o diminuire le punte con i tasti direzionali in alto e in basso. Se tengo premuto anche Command, anzi scusate, se mollo Alt, giustamente mollo Alt Option e premo Command, a questo punto vado a gestire la lunghezza dei bracci della stella, quindi ho un controllo veramente completo e totale su quello che sto facendo. Devo solamente abituarmi a una posizione scomodissima con la mano con cui utilizzo la tastiera. Ed eccoci arrivati a una delle parti più divertenti dell'applicativo di Illustrator, ovvero il pennello. Ovviamente questo è uno strumento che funziona molto meglio se state usando una tavoletta grafica. Io non la uso perché non ce l'ho, non sono prettamente un disegnatore, ho sempre lavorato col mouse e quindi mi arrangio senza, e ovviamente molte cose non riesco a farle, non so farle. Se avete una tavoletta potete esplorare quella direzione e vi darà sicuramente delle soddisfazioni in più. Il pennello è personalizzabile, nel senso che col doppio clic possiamo aprire questo pannello che ci dà una serie di opzioni. Ora, l'opzione che ho selezionato io è Smooth, perché a differenza di Accurate, Smooth mi permette di avere un tratto che è automaticamente corretto dalle curve di Bezier, quindi sostanzialmente qualunque cosa io faccia sarà più gradevole. Se io non avessi selezionato quell'opzione, molte righe sarebbero rigide, invece vedete come Illustrator va di volta in volta a correggerle per rendere il tutto più gradevole. Ora, trattandosi fondamentalmente di strumenti di disegno, non mi sento minimamente in colpa a saltare direttamente al prossimo strumento. Lo Smooth Tool ve l'ho già fatto vedere in precedenza, per cui lo saltiamo e passiamo direttamente allo strumento gomma. Lo strumento gomma si comporta
come probabilmente già immaginate, ovvero serve a cancellare delle parti. Però, essendo questo un tracciato, vedete che quello che succede è che va a cancellare un pezzo di tracciato mantenendo però inalterato il resto. Quindi io posso cancellare dei pezzi del mio tracciato, il resto del tracciato continua a rimanere dove si trovava prima e continua a comportarsi esattamente come prima, solamente che io ne ho cancellati dei pezzi. Questo strumento è utile per separare le parti, perché se io voglio lavorare solamente su un segmento posso separarlo dal resto e tenermi solamente questo pezzetto. Sono già separati, quindi non sono raggruppati, se io li voglio raggruppare li seleziono tutti insieme e sono a posto. Un altro strumento della stessa famiglia è lo strumento forbici. Funziona in maniera analoga, nel senso che fa la stessa cosa, solo che a differenza dello strumento gomma, non va a cancellarmi una porzione, ma va a separarmi due pezzi mantenendoli inalterati. Vedete che i due tracciati sono uguali a prima, occupano lo stesso identico spazio, non ne ho cancellato un pezzo, li ho semplicemente separati. Quindi strumento assolutamente utile perché quando si vogliono tagliare delle forme lo si può fare in questa maniera in modo molto preciso. Ok, arriviamo a uno strumento che è secondo me un po' bistrattato, che è lo strumento rotazione. Bistrattato perché? Perché con lo strumento selezione io già posso fare delle rotazioni, oppure posso andare su trasforma e dirgli ruota e gli posso dare una rotazione assolutamente precisa. Quindi è uno strumento che non viene utilizzato moltissimo, tuttavia ha un'opzione che secondo me è fondamentale, ovvero la possibilità di decidere qual è il centro di rotazione, perché il centro di rotazione normalmente si intende come il punto centrale dell'oggetto che stiamo ruotando, ma io potrei volere, per esempio, che un oggetto ruoti intorno a quest'angolo e a questo punto lo strumento rotazione è l'unico che mi consente di fare questa cosa. Io potrei anche selezionare più oggetti, ovviamente, e farli ruotare tutti attorno allo stesso centro. Per cui io posso selezionare, posso creare più oggetti, selezionarli tutti, selezionare lo strumento rotazione, vedete che in questo momento il centro è il punto centrale di massa di tutti questi oggetti. Ma se io lo sposto, per esempio, e si allinea, è calamitato, quindi si allinea automaticamente, se io lo sposto qui, vediamo che adesso tutti questi elementi ruotano intorno al punto centrale. Questo è assolutamente essenziale quando si vogliono fare delle rotazioni complesse. Ovviamente se tengo premuto Shift si allinea ai centri orizzontali, verticali e alla diagonale, quindi veramente molto utile e molto preciso per certe cose, assolutamente da tenere in considerazione. Particolarità di Illustrator, uno strumento che secondo me in pochi conoscono e usano, è questo, lo Shear Tool. Questo strumento fondamentalmente che cosa fa? Serve per deformare un oggetto in maniera tale da metterlo sostanzialmente in prospettiva. La cosa veramente utile di questo strumento è che è possibile selezionare più oggetti e deformarli contemporaneamente in maniera tale da dare la stessa prospettiva a più oggetti. Questo è molto utile perché funziona anche sugli artwork complessi, cioè io potrei mettere in prospettiva un artwork complesso con questo strumento. Ovviamente bisogna essere delicati perché come vedete è molto sensibile e difficile da usare. Tuttavia, per certe cose è assolutamente indispensabile e ci si possono ottenere degli ottimi effetti anche per quanto riguarda il logo design. Ovviamente, se tengo premuto Shift mi allinea ai centri orizzontali e verticali, quindi lavoro in maniera più precisa se è quello che desidero. Continuiamo a scendere e vediamo che abbiamo una sezione di strumenti veramente interessanti perché abbiamo lo strumento spessore. Nel momento in cui andiamo a selezionare una traccia o qualunque elemento che abbia una traccia, possiamo andare a modificarne lo spessore. Con questo strumento semplicemente clicchiamo e trasciniamo e possiamo generare diversi punti in maniera tale da dare uno spessore diverso alla nostra traccia a seconda del punto che andiamo a selezionare. Vedete che possiamo con molta precisione operare delle modifiche che ovviamente, come sempre, fatte a mano richiederebbero un grande quantitativo e un grande impegno di tempo e di risorse, mentre così l'abbiamo fatto, lasciate perdere che è brutto, però per farvi capire a che cosa serve, possiamo operare tutta una serie di modifiche in maniera incredibilmente rapida. Sempre in questa tab abbiamo una serie di strumenti che agiscono sempre sui tracciati modificandoli. Abbiamo per esempio il Warp Tool, che è uno strumento molto utile. Andiamo a vedere che cosa fa. Sostanzialmente siamo in presenza di un liquify di Photoshop, ovvero lui clicca, trascina e va a deformare il nostro oggetto. L'unica differenza è che qui stiamo lavorando su un vettoriale, per cui queste deformazioni possono avere una qualità molto più alta e non vanno a degenerare il file. Abbiamo anche uno strumento a ricciola e questo strumento che cosa fa? Genera dei riccioli
Quindi noi teniamo premuto e vengono generati dei riccioli in maniera abbastanza randomica, anche se impostabile, perché qui abbiamo dei parametri che gli possiamo dare, quindi possiamo gestirli in maniera anche abbastanza precisa. Io adesso non lo modifico, perché quello che mi interessa è solo farvi vedere che esiste questa possibilità. In questa maniera possiamo creare delle forme articolate per creare degli artwork o delle pattern in maniera vettoriale, mantenendo comunque la qualità alta del nostro file. Abbiamo poi una serie di strumenti che deformano in maniera abbastanza creativa. Per esempio, questo genera una sorta di interferenza lungo il nostro tracciato, interferenza che può anche essere molto elaborata. Di nuovo possiamo gestirla, cosa che io adesso non faccio perché tengo i parametri di default. Possiamo andare a utilizzare strumenti diversi per ottenere effetti diversi. Questo, per esempio, è cristallizza, che è uno di quelli che mi piacciono di più. Vedete che va a generare tutta una serie di interferenze che possono essere gestite fino a un certo punto e con cui si possono creare degli artwork abbastanza creativi. Purtroppo viene gestito in maniera randomica, quindi non abbiamo controllo totale su quello che sta succedendo, ma è comunque bene sapere che questi strumenti esistono. Anche questo è possibile andare a deformare in maniera differente il nostro tracciato in maniera tale da creare una sorta di ondine. Sono tutti strumenti che servono per cose molto creative, cose che io uso raramente perché preferisco lavorare in maniera più pulita, quindi magari su loghi, artwork, design e forme un pochettino più regolari. Tuttavia, sapere che questa possibilità creativa esiste e mantiene la piena qualità vettoriale è sicuramente una cosa da tenere a mente. Proseguiamo con uno strumento che ho lasciato abbastanza in fondo, ma che per me è abbastanza essenziale. Si tratta dello strumento contagocce. Questo strumento non fa altro che copiare i parametri di un oggetto e incollarli su un altro oggetto. Per esempio, se io seleziono questo testo, prendo lo strumento contagocce e vado a cliccare su questo oggetto, vedete che vado ad applicare lo stesso colore. Questo è molto utile perché se voglio uniformare degli elementi, in questo modo non ho bisogno di aprire la tab dei colori e ridargli dei parametri, magari in codice, magari a mano. È sufficiente che io clicchi su un oggetto e io posso cliccare su più oggetti, selezionare lo strumento contagocce col pulsante I da tastiera e andare a dirgli che voglio che assumano tutti il colore di questo elemento su cui vado a cliccare. Questo ovviamente vale anche per il font, nel senso che se io avessi impostato un altro font con lo strumento contagocce potrei andare a dirgli voglio che questo font che ho selezionato diventi uguale in tutto e per tutto a quest'altro e immediatamente mi uniforma il font, le dimensioni e il colore. Proseguiamo con uno strumento che è molto carino e di nuovo ha delle opzioni che sono parecchio intricate, che è questo. È lo strumento fusione. Nel momento in cui selezioniamo questo strumento, andiamo a selezionare due forme, ne clicchiamo prima una e poi l'altra, e vedete che quello che succede è che abbiamo creato una cartella che si chiama Blend, che contiene due elementi, i nostri due elementi iniziali e una traccia che li unisce. La cosa interessante è che adesso noi possiamo andare dentro Blend Options e possiamo agire su questa fusione che abbiamo fatto. Abbiamo preview abilitata, per cui vediamo cosa succede. Possiamo usare passi specificati, quindi io gli posso dire quanti step voglio, oppure gli posso dire che distanza voglio tra un elemento e l'altro. Se io gli dico, per esempio, distanza specificata 1 pixel, avremo una sfumatura assolutamente morbida. Se gli vado a dire 100, vediamo che torniamo su un gradiente abbastanza netto e definito. Questo è interessante anche perché una volta che io ho realizzato una fusione, e andiamo a vederne una in maniera un pochettino più precisa. Una volta che io ho realizzato una fusione, posso giocarci e realizzare delle forme molto creative. Per esempio, andiamo a realizzare una forma di questo tipo con il nostro pennello e successivamente andiamo a realizzarne un'altra di quest'altro tipo. Adesso andiamo a selezionare la prima e le diamo un colore, andiamo a selezionare la seconda e le diamo un altro colore. A questo punto che cosa succede? Noi andiamo a creare la nostra sfumatura e come prima ci dà una sfumatura con un solo step intermedio, ma di nuovo noi andiamo a selezionare le opzioni, andiamo a dirgli passi specificati, per esempio, così possiamo gestire con molta precisione quello che stiamo facendo e vedete che diventa una cosa molto carina. E vi aggiungo un altro passaggio. In questo momento noi possiamo selezionare questi due punti con questo strumento, quindi abbiamo selezionato solamente questi due punti. Andiamo a premere Command Option J, comando da tastiera che vi consiglio di ricordarvi.
In questo modo ci compare questa finestra che ci permette di unire questi due punti. Quindi andiamo a fare una media tra questi due punti e li vogliamo allineare sia verticalmente sia orizzontalmente. E abbiamo creato un solo punto da cui partono entrambi i punti. Andiamo a fare la stessa cosa da quest'altra parte. Quindi Command Option J, stessa cosa. E vedete che in un attimo abbiamo creato una forma che poteva anche essere più gradevole, però ha comunque una sua armonicità. Creando forme di questo tipo è possibile realizzare degli artwork anche molto complessi. Parliamo un attimo della gestione di quello che è il nostro spazio di lavoro. Io vi dico sempre di aprire i righelli, ve lo dico per un motivo ben preciso, non è tanto per tenere le misure, perché poi io le misure non le uso, o meglio le uso in altri modi, mi guardo magari quanto è grande la mia tavola, quindi seleziono lo strumento tavola da disegno e guardo quanto è grande la mia tavola, questo sì, ma non guardo le misure sui righelli. I righelli mi servono però perché se io clicco e trascino posso creare delle guide. E queste sì che mi servono, perché queste mi servono per posizionare gli oggetti. Io potrei decidere di posizionare le mie guide che si allineano come qualunque altro oggetto, potrei decidere di posizionare le mie guide centrate e così in due clic ho suddiviso la mia tavola in quattro quadranti. Questo è molto utile e piuttosto che stare a generare delle guide convertendo dei tracciati, preferisco tirarle fuori direttamente dai righelli, è più rapido e mi viene molto più comodo. Un'altra cosa che dobbiamo gestire quando siamo all'interno della nostra tavola la troviamo qui, Document Setup. Questa è una cosa che possiamo gestire in fase di creazione documento, ma la possiamo gestire anche dopo. In particolare quello che mi preme farvi vedere è, lavoriamo in questo caso in centimetri, perché questa è una cosa che vale per la stampa. Bleed, ovvero l'abbondanza, è l'area esterna al nostro artwork e io di solito vado a impostarla intorno ai 0,3 cm, 3 mm. In questo modo vedete che si è generata una riga rossa intorno, questa è l'area di abbondanza. Questo che cosa significa? Nel momento in cui ho un artwork, facciamo finta, con un po' di fantasia, che questo sia un artwork invece che una forma rossa. Se io ho, anzi facciamola di un altro colore, se no non si vede, facciamola verde. Se io ho il mio artwork e l'ho posizionato all'interno in questa maniera, per il web va benissimo così, ma se io lo volessi stampare è necessario che io vada a espanderlo fino a questo punto, fino all'intersezione dell'area di abbondanza. Questo perché se io lo dovessi stampare verrebbe rifilato in questo punto. E venendo rifilato in questo punto si rischia di vedere lo stacco tra l'area stampata e il foglio bianco che c'è sotto. In questo modo invece io ho fatto uscire la mia area di stampa e quindi io andrò a tagliare sempre in questo punto, però tagliando su un'area di colore non vedrò il bordino bianco in corrispondenza del taglio. Questo è molto importante quando si va a stampare. Ovviamente ogni stampatore richiede un'area di abbondanza diversa, quindi di volta in volta bisogna prendere accordi con lo stampatore. Andiamo ora a vedere come si esporta un artwork da Illustrator. Nel momento in cui noi abbiamo finito di lavorare possiamo fare Save As o Save se stiamo semplicemente sovrascrivendo un file già esistente. In questo modo andiamo a creare un nuovo file di Illustrator. Se però noi abbiamo finito di lavorare e vogliamo esportare per la stampa, non possiamo esportare in Illustrator, dobbiamo esportare in PDF. Prevalentemente si usa il PDF perché è il formato standard. In questo modo vedete che l'estensione diventa PDF, io gli vado a dire salva e qui ho una serie di opzioni di cui devo tenere conto. Potrebbe essere necessario impostare uno di questi parametri, ma facciamo finta che non sia necessario, io questi li imposto solo se lo stampatore me lo richiede. Quello però che mi interessa assolutamente impostare è questo, Marks and Bleeds, ovvero usa l'area di abbondanza come impostata nel documento 0,3, perché se io non lo imposto lui mi esporta l'artwork senza l'abbondanza e quindi l'ho fatta per niente e poi in stampa abbiamo dei problemi, quindi questo è da tenere spuntato se si va in stampa. Per quanto riguarda questi, a seconda di quello che chiede lo stampatore, nel senso che i segni di stampa ogni tanto è possibile tenerli, le informazioni della pagina io di solito non le metto, color bars di solito non le metto e registration mark neanche, però trim marks ogni tanto li metto se lo stampatore me lo richiede. Quindi questo volendo è molto importante. Un'altra cosa che è invece essenziale è l'output, perché qui vedete che noi non stiamo dando nessuna conversione colore. Stiamo sostanzialmente esportando il nostro artwork senza gestire i colori. Questo è un errore.
Nel momento in cui noi andiamo a stampare, dobbiamo dirgli converti in destinazione e dobbiamo anche dirgli come convertire. Per cui io, per esempio, uso Fogra 39, che è lo standard europeo, e gli dico includi profili di destinazione perché voglio che il colore sia accurato. Lui qui mi dice: guarda che questo documento non è in quadricromia, ma è in RGB, perché io quando ho aperto il documento per fare questo tutorial ho aperto un documento in RGB, infatti qui me lo segnala. Quindi, se mi trovo in questa situazione e voglio comunque andare in stampa, quello che devo fare è cambiare la colorimetria del mio documento. Per cui quello che posso fare è andare su Document Color Mode sotto File e dirgli quadricromia. Nel caso io avessi già lavorato, potrei selezionare i miei elementi. Diciamo che ho già lavorato in RGB, quindi ho degli elementi che sono in RGB. Io posso andare su Edit, Edit Colors e converti in quadricromia. In questa maniera, avendo selezionato tutti gli elementi nel mio artwork, li converto in quadricromia e sono quindi pronto ad assegnare un profilo colore, che in questo caso è già assegnato del Fogra 39. A questo punto, se io faccio salva e gli dico salva come PDF, a questo punto lui si è dimenticato tutto quello che gli ho detto, per cui io vado a ridirgli nel caso vado a rispuntare questa opzione, vado a dirgli converti in destinazione, adesso non mi esce più nessun messaggio di errore, gli dico includi profili. A questo punto posso salvare un PDF con le impostazioni giuste per la stampa, con la codifica giusta per il colore, in maniera tale da non avere errori in fase di stampa per quanto riguarda il colore. Discorso diverso ovviamente se usciamo per il web. Se usciamo per il web non ci serve la quadricromia, quindi a questo punto io devo tornare su Document Color Mode e tornare in RGB. Quindi siamo in RGB, come ci dice anche qui, e quindi siamo pronti a esportare per il web. A questo punto però non facciamo Save As né Save a Copy, perché questi sono i formati nativi di Illustrator, invece noi dobbiamo fare Esporta. Facciamo Esporta come e esportiamo come PNG o JPEG. Si usa Esporta perché PNG o JPEG non sono formati nativi di Illustrator, quindi Illustrator non li mette dentro salva, perché salvare un formato Illustrator ci permette di salvare in AI, in EPS o in PDF sostanzialmente, o in SVG, quindi dei formati vettoriali. Questa è un'immagine per il web e quindi non è più vettoriale. Nel momento in cui io la esporto così come PNG o come JPEG, non è più vettoriale. Quindi Illustrator la intende come un export e non come un salvataggio. È un export di un formato finale. Nel momento in cui io gli vado a dire ok, esporta, ho le mie belle opzioni, sono in RGB e ci rimango, ho la qualità massima, siamo a 300 punti e io in realtà potrei tranquillamente stare a 72 perché è per il web, così sono a posto e posso esportare il mio artwork, il mio logo o qualsiasi altra cosa sia per il web. Posso scegliere JPEG o PNG a seconda di dove deve finire. Se è un logo, se è un elemento grafico, potrei scegliere PNG perché è possibile che venga compresso meno da certe piattaforme come per esempio Facebook, anche se ormai regge abbastanza bene anche il JPEG, quindi dipende solamente da questo. Con questo io credo che abbiamo visto un pochino tutti quelli che sono gli strumenti principali. Andremo poi successivamente a esaminare degli strumenti particolari o delle situazioni più complesse in cui ci si può trovare. A questo punto non mi resta altro da fare se non ricordarvi di iscrivervi al canale, di lasciarmi un like e attivate anche la campanella, perché in questo modo non vi perderete gli aggiornamenti che usciranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.